Iniziamo questa piccola serie di clip di presentazione curata da me, William Piana e Silvia Albertazzi, con il libro della settimana. Ho deciso di portare Graham Swift, Grandi Illusioni, edito da Nel Pozzo. Troviamo un autore assolutamente importante, anche se sottovalutato purtroppo e non solo dalle nostre parti. È un autore che sa raccontare l'amore, è un autore che sa raccontare la storia, è un autore che sa portarci indietro e allo stesso tempo portarci in avanti nell'emozione e nella sensazione. In Grandi Illusioni, per dirlo brevemente, è una storia d'amore a tre, anche se non vi è paragone, non vi è confronto, non vi sono assolutamente percorsi intesi come l'amore di uno e l'amore dell'altro nei confronti di una donna. Una donna che si vede guardare e voltarsi indietro per le proprie origini sentimentali e come sono state stravolte, ma in passato torna sempre a chiedere il conto. Questo conto è ritratto perfettamente nella voce di Graham Swift in Grandi Illusioni, che è il libro della settimana per quanto riguarda il voltiamo pagina del Breakfast Club ogni mercoledì dalle ore 8 alle ore 9 sui 103.1. Eccolo in immagine di copertina, è il libro che vi propongo. Grazie per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buongiorno, il mio libro della settimana invece è Scritti dal carcere di Bobby Sands. Si tratta delle poesie e prose che il rivoluzionario irlandese morto nel 1981 dopo uno sciopero della fame di più di 60 giorni in un carcere inglese di Belfast scrisse in condizioni chiamarle drammatiche e dire poco durante la sua prigionia. Ho scelto questo libro non per motivi di valore estetico e nemmeno per ragioni politiche, ma perché è un libro che commuove e atterrisce al tempo stesso. Ci commuove perché è commovente vedere come questo ragazzo di 25-26 anni ricordava la natura, il bello dei paesaggi irlandesi, dalla campagna irlandese da cui veniva, in una condizione di umiliazione, di tortura e veramente in una condizione di esistenza terrificante. Ed è questo appunto ci terrifica. Ma soprattutto è un libro che è un libro necessario. È un libro che ci fa capire come si possa in qualche modo mantenere la propria dignità anche in condizioni tragiche. Alla fine noi veramente ci troviamo nella condizione che indica Bobby Sands quando in uno di questi saggi dice: con tutto questo nella vostra mente la smetto qua. Pensateci, ma non lasciate le cose come stanno.